Buone notizie per l'aeroporto Marconi e anche per i viaggiatori che ne usufruiscono. Lo scalo bolognese infatti ha vinto un importante riconoscimento grazie a un nuovo sistema di controllo bagagli che a breve permetterà di ridurre notevolmente i tempi di attesa agli imbarchi. Vediamo. L'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha vinto il Premio Nazionale per l'Innovazione 2013, detto anche Premio dei Premi, promosso dal governo italiano per aziende, università, amministrazioni pubbliche, enti o persone fisiche che, sviluppando soluzioni tecnologiche innovative nella fornitura di beni e servizi, contribuiscono all'aumento di competitività dell'intero paese. Il riconoscimento è stato consegnato a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Melchiorre Carroccio. L'aeroporto di Bologna è stato premiato per la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione della nuova macchina Logiscan, un sistema che in modo completamente automatico e secondo procedure self permette il controllo della carta d'imbarco del passeggero, la verifica di dimensioni e peso del bagaglio a mano e la gestione dell'eventuale eccedenza del bagaglio rilevata sulla base delle indicazioni specifiche di ogni singola compagnia aerea. Il Logiscan, realizzato e brevettato dal Marconi in collaborazione con il gruppo Logital, è attualmente in fase di test presso i controlli di sicurezza del terminal passeggeri, ma entro quest'anno verrà utilizzato con 9 macchine su tutti i varchi di accesso alla sala imbarchi. Il passaggio al nuovo sistema automatizzato consentirà a regime il controllo puntuale di tutti i bagagli a mano e una riduzione dei tempi di attesa ai varchi stimata intorno al 25-30%. La macchina è già stata presentata in alcune manifestazioni di settore, suscitando l'interesse di numerosi scali europei che potrebbero presto adottare a loro volta la nuova tecnologia, tutta made in Bologna.